Oggi come al solito non abbiamo vento, abbiamo una termichetta leggera, il maestrale non si è fatto vedere in questi 6 mesi, se non quando era troppo, però c'è il sole, non c'è la nebbia. Avremo la termica, vediamo di riuscire a strappare 2 o 3 prove. Sicuramente è un problema. L'onorevole Fois, Pietrino per gli amici, timoniere di Mariclò, ma perché oggi non è ad Alghero a timonare un SB3? Perché è una barca che fa schifo quella. E quindi ho preferito una barca seria, non meglio, roba di lusso. Poi con un equipaggio così, e grazie a un mio componente d'equipaggio che oggi è a fare le regate sull'SB3, più noto come Johnny Melon, grazie al quale abbiamo perso il campionato. Lui va in giro, fa il playboy, fa le regatine, poi si dimentica di rinnovare la tessera e noi caschiamo dal secondo posto all'ottavo. Ecco qui. Cosa ne pensi della presenza al tuo fianco di Davide Gorgerino? No, Davide è un amico e sicuramente la sua presenza in barca ci ha aiutato a capire una barca per me nuova, difficile, e quindi sono molto soddisfatto e lo ringrazio per la grandissima disponibilità che ha avuto. Lorenzo Gemini, timoniere di Siva Arborea, alla penultima giornata della fine di campionato invernale. Il campionato invernale anche quest'anno è giunto alla fine, per noi un weekend di intensi allenamenti in vista dell'ultima partita della seconda tappa della Volvo Cup. Speriamo di divertirci come è sempre stato. Carlo Marongiu, timoniere di Marchingegno, oggi non parteciperà alla regata. Come mai? E purtroppo sono senza equipaggio e quindi da solo mi sono infilato con Sardegna questo giro. Non è stata un campionato molto fortunato per voi? Qualche assenza? Qualche assenza, sì. Un equipaggio sempre un po' raccogliticcio. Poi io non è che sia un grande timoniere, quindi sono al mio terzo anno da timoniere, quindi per me già fare qualche risultato è una cosa importante. Programmi per il prossimo campionato? Non lo so ancora, vediamo, non so neanche se lo farò. Sono indeciso tra vendere la barca e fare un'altra stagione. Magari acquistare un SB3 al posto del Melges? No, la mia idea era un hobbycat così in due, sono sicuro che le ragazze le faccio tutte, sempre. Grazie. Davide Gorgerino, equipaggio di Steve Masnata Chimici, per l'occasione si è tagliato i capelli. Certo, oggi poco vento, bisogna essere aerodinamici per frenare poco e poi siccome è un equipaggio di giovani per ringiovanire anche un pochettino sull'età. Come ti senti? Come ti senti a non timonare? No, beh, guarda, il ruolo del tattico mi piace molto. Quindi non ho problemi a fare il tattico, non mi cambia la vita. Mi fa piacere che il timoniere stia migliorando di regata in regata, perché comunque è frustrante per un tattico non riuscire magari a andare col passo degli altri, quindi a fare poi una tattica sempre di ripiego e non una tattica magari che vorrebbe fare. Solo questo, però poco per volta il timoniere sta migliorando e quindi penso di dare un po' di più il contributo insomma, che posso dare come tattico. Oggi ad Alghero ci sono le prove di SB3, l'ipotesi di timonare un SB3 cosa ne pensi? Se mi invitano lo timono, se mi invitano timono qualunque barca, anche l'Optimist, non ho problemi a regattare neanche con l'Optimist. Rispetto al Melges cosa ne pensi? Io l'SB3 l'ho usato solo una volta con aria e mi è piaciuta molto. Sicuramente mi dà l'idea di essere una barca più comoda sul Melges, perché stare in falchetto sul Melges per me che ho una certa età comincia a essere fastidioso per la schiena. Ci sono dichiarazioni contrastanti a proposito dell'SB3. Per esempio l'onorevole Fois dichiara che sia una cagata. Io ho rispetto per tutte le barche, pure sul Jason che nonostante tutto, però non penso che, no, io è una barca comoda, cioè nasce con degli obiettivi sicuramente diversi rispetto al Mages o altre barche, quindi bisogna valutarla per quello che è, non per quello che uno vorrebbe avere o vorrebbe fare. Magari per chi usa il Mages 32, il Mages 24 è una cagata, non so.